Piace questa atmosfera, piace, dai. Fatti di calcio, eccellenza. Piace, mi piace. Thank you.
Buongiorno a tutti. Saronno oggi la partita casalinga, siamo in trasferta, abbiamo allungato il chilometraggio da Cesati, ci siamo spostati al Felice Chinetti di Sobbiate Arno. Partita di cartello, l'avversario è il temibilissimo Varese, primo in classifica. Abbiamo, nell'attesa dell'entrata in campo dei giocatori, una bellissima coreografia con i tifosi varesini gemellati ai nostri ragazzi tifosi del Saronno, del Fronte Ribelle. Festeggiamenti, cori, bandiere. Partita molto importante per il Varese, che se ci sono risultati concomitanti con la sua vittoria, ad esempio il pari tra Legnano e Arconatese, festeggerebbe già a questo momento la vittoria del campionato. Passiamo alle formazioni in campo. Il Varese scende con Bordin, due Luoni, tre Azzolin, quattro Geller, cinque Viscomi, sei Zazzi, sette Gazzo, otto Cappelloni, nove Marrazzo, dieci Giovio, undici Lercara. In panchina 12 Montanari, col 13 Monetto, 14 Piccinotti, col 15 Balconi, col 16 Becchio, 17 Cavalcante, 18 Piracini. Allenatore conosciutissimo Melosi Giuliano. Formazione dell'FBC Saronno, col 1 6 Itai, col 2 Panzeri, col 3 Rivaletto, 4 Balzaretti, 5 Martegani, 6 Pacifico, col 7 Greco, 8 Valsecchi, 9 Babatunde, col 10 Michi Scavo, 11 Oddo Luca. In panchina col 12 Bianchi, 13 Beccheroni, 14 Sposito, 15 De Servi. Intanto sono partiti. 16 Farkas, 17 Pisoni, 18 Bettinelli, allenatore Antonelli Gianluca. Arbitro di questo incontro il signor Ceriello Emanuele della sezione di Chiari. Gli assistenti, il primo assistente della parte qua della tribuna dove trasmettiamo, il signor Marrazzo della sezione di Bergamo. Assistente numero 2, signor Buccarello della sezione di Brescia. Siamo alla 24esima giornata del campionato d'eccellenza, giornata abbastanza bellina, discreta, un'arietta un po' gelida che arriva dal Sacromonte, campo in più che ottime condizioni. Con me, che vi saluto subito, il mio amico Paolo Zerbi, che ci integrerà la telecronaca. Buongiorno, un saluto a tutti, ciao Angelo. Sì, vediamo se sarà il giorno della grande festa del Varese oppure se il Saronno confermerà il suo stato di forma. Ricordiamo che è reduce da 3 vittorie consecutive, se appunto rovinerà i piani. Bella l'atmosfera, come dicevi tu, inizio partita tra le due curve biancorossa e biancoceleste gemellate in campo con le bandiere. Vediamo la partita, in avanti il capitano Luoni del Varese, scambiato con Zazzi, cross in mezzo anticipato, anticipato è stata una parola che non ho fatto, che ho sbagliato a dire, perché ha preso ugualmente il pallone Giovio. Luoni ancora arriva, riesce a metterlo in calcio d'angolo il difensore saronnese Rivaletto, anticipando Marrazzo. Primo calcio d'angolo dell'incontro, come sempre Daniele Cappelloni, specialista dei calci da fermo. Marcamento uomo nell'area saronnese, colpisce di testa il difensore, due difensori si ostacolano, batti e ribatti, porta vuota, azione un po' caotica, si sono ostacolati due difensori. Scavo anticipato da Geller, finta Babatunde, non può far niente, ancora scambio, Geller avanza, un rasoterra nella propria area, Balzaretti ha ribattuto,
Marrazzo, tre uomini sopra di lui, sbaglia il passaggio, scavo, lancia Greco sulla fascia destra, all'indietro Panzeri per l'esordiente Oddo, una spintarella, l'arbitro niente, facendo di proseguire, fermato l'attacco saronnese, ancora ripartono i giocatori in maglia rossa del Varese. Rivaletto, lunghissimo rinvio, Geller lascia che la palla vada in fallo laterale, qualcosa da dire all'arbitro, anzi alla sua guardialine. Palla indietro a Bordini, diciamo Marrazzo, aveva già qualcosa da dire, non so chi si rivolgeva. Con calma Bordini guarda il piazzamento dei suoi compagni. Lungo rilancio di Balzaretti, Azzolina lì indietro, giro palla del Varese. Viscomi al portiere Geller, Luoni in mezzo al campo, viene e riceve Giovio. Greco l'aveva fermato, ferma il gioco il signor Ceriello, punizione in favore dei giocatori in maglia rossa del Varese. Intanto ci comunica l'amico Paolo, arriva notizie da Legnano, il Legnano è già in vantaggio di una rete a zero sull'Arconatese. Giusto, fermato il gioco, fallo. Dicevamo di questo risultato, sono interessantissimi tutti per tutte le persone, gli spettatori, i giocatori, tutti del Varese, si augurano che li pareggino, calcolando che qua bisogna battere Saronno. Scavo si alza di testa, forse con le mani fa qualcosa a Capelloni, niente, pronto Greco, passato a sinistra col numero 7 sulle spalle, mossa di Antonelli, sotto di noi vediamo Melosi che osserva in silenzio il gioco, e alla sua sinistra mister Antonelli fa altrettanto, non hanno ancora niente da dire ai propri giocatori. Rimessa laterale di Rivaletto, altro fischio del signor Ceriello, punizione del, no, fallo laterale, all'indietro Bordin. Martegani in mezzo al campo, da Scavo, Greco non può far niente, ha vinto il contrasto Azzolin, bravissimo Lercara, giovane promettente del 96, Giovio fionda sulla sinistra, palla buona per Marrazzo, Panzeri era su lui, Azzolin mette in mezzo un po' troppo lungo, non fa tempo, Gazzo ha prime urla di Antonelli a Rivaletto. Sì, anche perché Rivaletto aveva perso un pallone banale su cui era stato bravo Lercara ad avventarsi, da lì una ripartenza biancorossa che poteva essere letale, poi insomma non si è rivelato così. Varese è partito secondo me molto convinto, vuole vincere sicuramente questa partita, da Arconati arriva la notizia per ora che vince il Legnano, quindi sicuramente complicherebbe un po' i piani e non permetterebbe la festa, ma è lunghissima. Torniamo in cronaca, Azzolin fiondati in avanti di testa, Balzaretti ha ribattuto, scivola ancora Scavo, è la terza volta che scivola
e cade forse Tacchetti. Lercari in mezzo al campo, Giovio allarga per Gazzo, Marrazzo che va dappertutto, stavolta sulla fascia destra, cerca di accentrarsi, scambio col suo compagno Giovio, testa alta, mantiene il possesso della palla, Rasoterra in mezzo all'area, fuori gioco, non è convinto Marrazzo. Venti uomini nel cerchio del centrocampo, quasi. Babatunde salta in alto ma viene anticipato, ancora Lercara che smista per Giovio, scambio di Giovio lungo Lercara, fascia destra, si è in ritardo, poteva crossare prima, guadagna solo un calcio d'angolo, il secondo per l'ottimo contrasto che ha avuto con il difensore del Saronno. Nuovamente sulla battuta il solito Capelloni. Stavolta molti giocatori nell'area piccola del portiere, vediamo la battuta. Bel tiro tagliato, qualcosa ha visto l'arbitro, punizione in favore dei giocatori biancocelesti saronnesi. Entriamo nel decimo minuto di gioco, risultato 0-0. Anche nella partita di andata svoltasi a Masnago, il primo tempo il Saronno era riuscito a contenere il Varese, riuscendo a chiudere sullo 0-0. Pallone perso da Giovio. L'esordiente Oddo, con il quarantenne Geller, vengono in aiuto Luoni e Gazzo, sbrogliano la matassa, entrata decisa come contrasto di Lercara. Ancora Gazzo. Avanza sulla sua fascia Luoni, cerca di recuperare Oddo. Agganciato, giustamente fallo centralmente, Lercara ci stava proponendo, finora il più vivace degli attaccanti del Varese si propone e... Intanto ancora urla di mister Antonelli che giungono fino a noi in tribuna. Distanza ragguardevole questa punizione. Marrazzo è andato a dire qualcosa a Capelloni. Vediamo. Capelloni e Zazzi. Capelloni! Deviazione pericolosa, Calcio d'angolo, terzo sempre dalla stessa parte. Capelloni, schieramento dei giocatori tutti davanti al portiere nell'area piccola, qualcuno si abbraccia, riuscito a rinviare un giocatore saronnese, contropiede, si sviluppa sulla fascia destra ma sono lesti a rientrare in massa i giocatori timelosi. Greco mette in mezzo Babatunde, messo in mezzo una bella palla bassa. Gioco fermo, tifo sempre da una parte e dall'altra,
mi comunica l'amico Paolo che Arconatese è riuscito a pareggiare col mio caro amico, posso permetterlo di dirmo, Stepanigada, collone in mezzo, Bordin con calma esce. Stavamo dicendo Arconatese Legnano 1-1, vi terremo spesso informati sull'evolversi di questa partita perché è interessantissimo. Covarese, Gazzo fa partire il tiro, rete, Lercara, staffilata di Gazzo, risponde Seitai, il più pronto a buttarsi sulla palla respinta dal portiere Lercara, che inesorabilmente batte a rete superando il portiere. Varese che in questo momento, se la partita finisse, avrebbe vinto il campionato. Una rete che è venuta improvvisa. Ha indovinato Gazzo invece di passare a compagni la bella staffilata abbastanza centrale, la respinta un po' a mani aperte di Seitai, si è trovato libero, smarcatissimo, come abbiamo detto, Lercara, e inesorabilmente ha battuto il numero uno saronnese. Varese in vantaggio, e quando il Varese è in vantaggio si profila una partita in discesa, come solito. Siamo solo al quarto d'ora di gioco. Vabbè, onestamente il Saronno dovrà dare il massimo per cercare di pareggiare, ma le partite più importanti da vincere non sono come avversari come questi, saranno le prossime. Tanto un altro calcio di punizione sempre per i giocatori di Mister Melosi, il solito Cappelloni, butti in avanti, cercava Marrazzo, trovato Geller, liscio di un difensore, pericolo corso. Tanto Azzolin ha anticipato Babatunde. Saronno che non deve smontarsi per la rete subita. Intanto il tempo si è schiarito ulteriormente, l'aria è cessata e le condizioni sono ottimali anche per noi che siamo in tribuna. Spettatori, non sono abituato a un caso del genere quantificarli. Paolo, quanti spettatori ci saranno? Ma secondo me siamo nell'ordine del, non vorrei dire migliaio, anch'io faccio sempre un po' fatica a contarli, però dai, che diciamo che ho visto partite con un po' più di gente, soprattutto la tribuna scoperta da parte biancorossa, di fede biancorossa, però insomma le due tribune coperte, anche un po' di gente sotto gli alberi nella finta curva, e insomma da Varese hanno preparato tutto per un'ipotetica festa che in questo momento sarebbe reale. Infatti il sottoscritto è abituato ultimamente contare gli spettatori a partite casalinghe del Saronno, arriviamo al massimo 200-250, qua mi sto perdendo un po' dentro perché la tribuna è colma. Torniamo alla partita, un altro fallo, punizione sempre Cappelloni, stop di petto di Marrazzo circondato da Trio Giovio, lestissimo concludere, ribatte con il corpo un difensore saronnese, Luoni, Lercara lo trovi dappertutto,
esce, smanaccia 6 tai su questa palla che ha sorvolato la sua area piccola. Cappelloni, fascia sinistra, ribatte un po' malamente Balzaretti, centralmente non può fare niente stavolta Marrazzo. Oddo all'indietro, Valsecchi, Babatunde, stop di petto, ecco, Martegani, Greco, Scavo torna indietro, Scavo che fa un po' di trade union tra il centrocampo e le due punte, pallone che è arrivato a Rivaletto, anticipato Babatunde da un sempre ottimo Geller. L'arbitro riprende verbalmente l'Ercara per questa entrata, giocatore del Saronno a terra, si tratta di Martegani, sanitari accorre. Entriamo nel 19° minuto di gioco. Non dovrebbe essere nulla di grave. Dolorante, si è già rialzato il centrale Martegani, centrocampista. Melosi, qualcosa da urlare suoi, non abbiamo capito cosa. Niente, niente da fare, era schierata molto bene la difesa varesina, la palla ha superato sia i giocatori biancocelesti che biancorossi varesini, è finita in fallo di fondo. Bordin, Gazzo, onde evitare pericoli, circondato da tre uomini, da via la palla, ancora Luoni sulla fascia destra, pallone non proprio dei migliori, a fatica Seitai lo blocca con le mani, a Panzeri butti in avanti, Greco non riesce a stoppare. Altra comunicazione dell'amico Paolo, Legnano di nuovo in vantaggio in quel di Arconate, Legnano 2, Arconate 1. Bordin, Luoni all'indietro ancora, Geller, centrocampo, nel ciclo del centrocampio, Giovio ha dato una bella palla, Marrazzo, scambio, sempre sulla fascia destra, Luoni, Lercara apre molto bene per Giovio. Difensore saronese riesce a anticiparlo, pallone toccato che è andato sulle gambe del varesino, rimessa laterale, Luoni, Gazzo, Babatunde, Azzolin alle spalle, manda per terra Babatunde. Diciamo che nell'attacco saronnese purtroppo dobbiamo dire che da un paio di partite, anche in questa partita e ancora per un po' di tempo, si sente la mancanza di Moro, giocatore di maggior classe, senza offendere nessuno, nella squadra di mister Antonelli. Senza complimenti, all'indietro, Luoni, Cappelloni lateralmente, scatto di Angiolin,
ha bruciato Greco sullo scatto, si è impadronito il pallone, spintonato e caduto a terra. Ancora una punizione per gli uomini di Melosi, cercato e trovato con precisione liberissimo Luoni, Lercara in mezzo, Giovio, sempre pericoloso, quando la palla Giovio, pericolo sempre in vista, finora Giovio e Lercara sono quelli che hanno messo più in ambasce la difesa saronnese. Anticipato Marrazzo, scavo sulla destra, evita l'avversario, dà l'indietro Greco, ancora Zolin, centrocampo, pallone a Sarono, Rivaletto sulla fascia sinistra, primo inserimento di Rivaletto, due uomini davanti, mette in mezzo una palla un po' lunga, Greco stava intervenendo, Azzolin l'ha atterrato, scontro, classico scontro di gioco, nessuno si è fatto male, leggermente dolorante Greco, calcio di punizione nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Tutto il Varese nella propria area, tutte le maglie biancorosse, il solito Martegani, tanto Melosi ha corretto la posizione di Azzolin. Pallone un po' basso, occasionissima per il Sarono, non ha agganciato la palla, facile la presa di Bordin, primo grossa occasione del Sarono per poter pareggiare, tre uomini nell'area piccola, bastava una leggera deviazione per battere Bordin al minuto 25. Sarono che sta giocando un'ottima partita contro questi rivali che hanno ammazzato il campionato. Ancora come sempre Luoni libero sulla fascia destra con Gazzo. Gazzo, bel pallone in mezzo, fuori area. Conclude bene Giovio, abbastanza debolmente, non fa fatica. Seitai, presa abbastanza facile. Sì, finora qualche scambio interessante fuori gioco. Nel frattempo di Oddo sul lancio di scavo mi sembrava abbastanza giusta la segnalazione del guardalinea, anche se non di moltissimo. Saranno che appunto prova a sfruttare qualche occasione, soprattutto con le palle da fermo che potrebbero essere un pochino l'arma in più, diciamo, dei biancocelesti, anche perché il Varese sembra voler azzannare la partita e la sta completamente dominando quando Giovio, Lercara e Marrazzo entrano in possesso del pallone, sostanzialmente fanno molto male in una difesa del Saronno non sempre attenta anche in occasione del gol. Insomma, la respinta di Seitai mi è sembrata un pochino rivedibile lì, poi Lercara è stato bravo a essere nel posto giusto al momento giusto. Gioco fermo, ancora un intervento di un sanitario del Saronno, vediamo Martegani dolorante alla spalla, intanto Antonelli fa scaldare due uomini, speriamo che non sia niente di grave nella caduta che ha fatto. La spalla magari può essere andata fuori posto. Interventaccio di che è pacifico, sì, pacifico.
pallone in fallo laterale. Cappelloni, Giovio, Zazzi, apertura a sinistra dove è liberissimo Azzolin. Sembra che Martegani sia pronto a rientrare. Gazzo, finta di Giovio. Certo che le trame dei giocatori del Varese che riescono o non riescono sono uno spettacolo. Arriviamo quasi alla mezz'ora, 28 minuti di gioco, risultato non è cambiato, sempre il Varese in vantaggio per una rete a zero, messa a segno da Lercara al tredicesimo. Marrazzo, Marrazzo davanti al portiere, rete, troppo facile questa segnatura. Non si possono fare questi errori con un giocatore come Marrazzo. Ventinovesimo. Vabbè, partita che ha preso una brutta piega. Abbiamo detto, quando il Varese riesce a sbloccarla i valori poi emergono, senza voler nulla togliere a Saronno. Contro una squadra come questa, contro l'11 di Melosi, non bisogna commettere errori, Paolo. Sì, 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 anche qua una palla persa recuperata da Lercara, Giovio ha visto subito il lancio di Marrazzo, anche in questo caso sei time è sembrato completamente fuori posizione e per un attaccante come Marrazzo è stato praticamente un appoggio in porta. È vero, è vero, è vero. Ripartiamo da mezz'ora di gioco dal 2-0 per gli ospiti del Varese. Perché è Saronno che sta giocando la partita casalinga, seppure qua a Solbiate Arno Felice Chinetti. Cappelloni con calma ad Azzolin. Scambio con Zazzi. Marrazzo. Cappelloni, la trama, non riescono a interrompere i giocatori saronnesi, cerca Giovio, beh è stato lesto questa volta Seitai nell'uscita, perché il cambio di gioco di Marrazzo a cercare Giovio era più che pericoloso. Con le mani Seitai al liberissimo Valsecchi. Cao viene, cerca del pallone, Martegani, Pacifico, Babatunde, evita Geller, pallone Scavo, Scavo, Rivaletto, ritorna Gazzo e mette in fallo laterale. No, no, Varese che bel pimpante, non concede niente. Bisogna guadagnarsi col sudore qualcosa, Paolo? Sì, la vedo peraltro molto dura, perché insomma, come dicevi tu, il Varese è entrato subito, si è visto già i primi minuti, anche in alcuni anticipi di Geller su Babatunde, mi ha proprio dato l'idea di una squadra che questa partita la vuole vincere e poi mettersi alla radiolina. Vediamo un po'. Pallone in fallo laterale qua sotto le tribune da noi. Rimetterà in gioco il Varese. Pacifico non era convinto della decisione del collaboratore. Marrazzo in mezzo a tre. Melosi, pur vincendo 2-0, qualche urlo ai suoi giocatori, lo lancia ugualmente.
Ancora un fallo di Lercara, un'entrata un po' decisa, la seconda volta che a terra giocatore in maglia bianco-celeste. Giro palla, supera la linea del centrocampo, poi dà l'indietro Pacifico, controllo Rivaletto, piombato sopra lui subito un avversario. Scavo, ottiene una rimessa laterale Rivaletto, Scavo, due uomini su di lui, ancora Rivaletto, batti e ribatti, favorisce il Varese. La tribuna di fronte a noi, dove ci sono tutti i club con le bandiere del Varese, non smettere di cantare, sventolare le bandiere. Tifosi che questo campionato con una squadra del genere si sono divertiti a vederla quasi sempre vincere. Difatti il Varese pareggiato solo tre volte, altre tutte vittorie, ed è ciò che vuol fare fino alla fine di questo campionato. Saronno che deve pensare, cercare di evitare play out o recuperando terreno sulle squadre che sono davanti a lui o staccando quelle dietro. Intanto non è successo niente su questo calcio d'angolo, ancora pallone rimesso nell'area del Varese, libera il difensore Giovio, ostacolato 3 contro 2, per fortuna Bazzaretti interrompe di testa. Bel recupero di Geller, Scavo lo evita, entra in area, si trova di fronte Viscomi, un muro, e va a sbattergli contro. E questa era un'occasione, senza colpevolizzare nessuno, era un'occasione di poter entrare in area, perlomeno cercare il fallo per ottenere un rigore. Beh, andiamo avanti. Marrazzo, Giovio, Gazzo, il difensore ha evitato che Lercara concludesse al centro dell'area. Ancora Babatunde, ritorna sull'avversario, guadagna una rimessa laterale, lascia i suoi compagni. Pacifico, lungo il rinvio di Seita e centrocampo, Cappelloni con Babatunde, cadono in due, ottiene un calcio di punizione Babatunde, pallone in movimento, l'arbitro fa ribattere, giusto il signor Ceriello, fa quello che dice il regolamento. Giovane Oddo l'abbiamo visto in un'azione, per il resto poverino un po' impalpabile, non ha avuto palloni. Cosa ne dici del ragazzo? Sì, buttato in una partita un pochino chiaramente complicata, come dicevi tu prima, hai descritto secondo me perfettamente Visconi, un muro, fa qualche può, tanto movimento chiaramente non va valutato secondo me in assoluto in questa partita. Anticipato Greco, centrocampo, sono troppo liberi i due giocatori centrocampisti Cappelloni e Gazzo per impostare e trovare i loro compagni. Saronno che forse si abbassa un po' troppo, Scavo, niente da fare. Difensori del Varese granitici, Geller, Viscomi, sulla sinistra Azzolin,
poco fisico, ma è una scheggia. Va bene. Andiamo nel 38esimo minuto, questa punizione, la solita. Cappelloni. Qualcuno è andato in fuorigioco, però Babatunde alzandosi di testa libera la propria area. Altra palla buttata, cercare Giovio di tacco, nessun compagno trovato. Scambio con calma, con sicurezza, Cappelloni, Geller. Niente, Varese, questa squadra, l'eccellenza non è il suo campionato, Paolo? Sì, è una squadra costruita per vincere, che sta rispettando completamente tutti i pronostici di inizio campionato, è effettivamente fortissima in ogni reparto e anche la panchina mi sembra superiore a molte squadre di eccellenza. Ascolta, le altre squadre le abbiamo viste tutti, non c'è confronto col Varese? Non c'è alcun paragone, anche le varie Arconatese e Legnano che per blasone o per costruzione di squadra dovevano essere un pochino quantomeno le rivali. Se c'è tutto questo abisso in classifica, un motivo ci sarà. Allora, Rivaletto, terra di nessuno, non c'era nessuno, c'era Zolin, Giovio cerca sempre Marrazzo come suo solito, anticipato dall'intervento di Rivaletto. Scavo ancora per terra, già la quarta volta che per terra, fuori in area Marrazzo, ai 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 ai, Marrazzo trovato da solo Giovio, recupero di un giocatore in maglia bianca celeste, ha deviato il tiro di Giovio in angolo destinato alla rete. Fiorato alla grande 3-0 il Varese. Calcio d'angolo di Cappelloni, assembramento, solito assembramento in area, vediamo, spinte, trattenute, bel tiro tagliato, pronto Seitai, un siluro sulla respinta di pugni, Seitai è partito un siluro fuori area che ha sorvolato appena appena il trasversale. Zazzi era. Battimani e cori dei ragazzi del fronte ribelle che, essendo gemellati col Varese, oggi sono venuti in numero elevato. Ragazzi che proprio amano la maglia della squadra, non tanto badano al risultato, ma loro interessa l'impegno dei giocatori. Viscomi, c'è un pallone, no no, dava solo in area Bordin, no 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 no, non si possono sbagliare queste cose. Panzeri, Panzeri, sì, la proiezione, ci eravamo confusi con Greco, proiezione di Panzeri, si è trovato solo davanti a Bordin, come difensore non ha saputo se non altro tirare addosso al portiere. Scavo, cerca fuori area Saronno che ha avuto due occasioni, quella prima sulla punizione che è passato nell'area piccola, non è stata deviata nessuno, e questa grossissima, prima per pareggiare, adesso per ridurre lo svantaggio, e non è riuscito. Sarebbe stato interessante anche per noi spettatori se Saronno fosse riuscito ad andare sul 2-1. Varese sempre in vantaggio di due reti,
gioca con molta tranquillità, oltre alla capacità che ha ancora da dire. Valsecchi ripreso dall'arbitro perché il fallo laterale era in favore, doveva essere in favore del Saronno, ma non ha fatto apposta, involontario al mille per mille. Geller un mastino. Con un fallo laterale lancia Marrazzo. Ad Arconate sempre il Legnano che è in vantaggio sull'Arconatese per 2-1. Lercare in centro area, fuori gioco. No, Marrazzo non perdona. Si pensava tutti fermi per il fuorigioco. Marrazzo ha tirato e ha fatto gol. Varese 3, Saronno 0. 43esimo. Bene, tanto abbiamo visto, sono stati segnalati 2 minuti di recupero. Saronno, abbiamo detto più di una volta in questa telecronaca, il Varese non regala niente a nessuno. 3-0 alla fine del primo tempo, incidente a Geller nello scontro con Babatunde. Fallo normale, scontro di gioco. Marrazzo sorridente viene a dissettarsi. Abbiamo perso il conto delle sue reti. Forse adesso chiediamo a Paolo, sai quante reti ha fatto Marrazzo? Sicuramente siamo a più di 25, però adesso ti do... Assolutamente. Cappelloni in avanti, Marrazzo lancia benissimo Lercara sulla fascia destra. Scambio con Giorgio, si trovano troppo bene i tre davanti. Passaggio sbagliato di Martegani. Azzolin. Babatunde. Gira alla larga da Viscomi. Per terra Viscomi. Ferma il pallone col braccio, l'arbitro non si è degnato di fischiare, di intervenire. Stanno scadendo i 2 minuti di recupero. Niente, Varese a testa bassa. Balzaretti in avanti. Duplice fischio, finito il primo tempo, Saronno 0, Varese 3, le reti, Lercara al 13esimo, doppietta di Marrazzo al 29esimo e 43esimo.